Buongiorno e benvenuti. Nuovo video tutorial, questa volta un pendente. È veramente carino, una volta indossato, molto semplice. Questo è il davanti, questo è il retro e questo è quello che si vede circonferenza. E allora, come vedete, questo gioco con i picconi da 4 sembrano dei fiocchetti e allora no, l'ho nominato fiocchetti, molto semplice anche da realizzare, al collo è veramente stupendo, come dicevo prima. Vi faccio vedere l'altro, eccolo qua. I materiali non sono tanti, vi faccio vedere quest'altro tutto viola, l'ho realizzato come spilla, spillucciga veramente tanto. I picconi non sono da una Swarovski, sono da Preziosa. E allora c'è bisogno di picconi da 4, picconi da 3, veramente pochi, ci vogliono 6, e poi delle rocaille 110 da Miyuki e delle perle da 6 mm. Io ho utilizzato sempre, non sempre scusate, in queste due colorazioni, invece questa un'unica colorazione, e anche qui due, e anche questo utilizzerò due colorazioni diverse e sono queste. Questa è un antique pink, un colore molto bello, e sotto voglio mettere queste che sono un brown, come vedete, un marrone molto molto bello. Un rivoli da 14 mm e come filo un 17 da fineline. Allora, come inizio, bisogna inserire 6 perle da 6 mm alternate da una rocaille. Dopodiché, uscita da una qualsiasi perla, ne prendiamo altre 3 rocaille e ci colleghiamo con la prossima perla e si fa per tutto il giro finché si completa in questo modo. Ed ecco finito il giro. Adesso, per continuare, bisogna incastonare il rivoli. Usciamo da una rocaille, questa che sono tra le perle, e tra le rocaille dobbiamo inserire altre 7 e dobbiamo farlo anche qui per tutto il giro. Allora, 7. Ci colleghiamo con la prossima 11 e per tutto il giro. Adesso, finito il giro, entriamo nel gruppo da 7 e usciamo dalla quarta. Prendiamo 5 rocaille e ci colleghiamo sempre con la quarta rocaille. Altre 5 con la quarta per tutto il giro e qui bisogna ricordarsi di inserire il rivoli.
Lo mettiamo a faccia in giù e si continua fino alla fine. Ed ecco finito il giro. Entriamo adesso nel gruppo da 5 e usciamo dalla terza. Prendiamo altre due rocaille. Ci colleghiamo sempre con la terza del gruppo. Tirate bene e anche qui si fa per tutto il giro. E con questo i rivoli sarà incastonato. Ed eccolo incastonato. E adesso a questo punto dobbiamo andare avanti tra le 11 finché usciamo da questa 11 che si trova nel mezzo. E qui dobbiamo inserire le altre perle da 6, ma prendiamo prima una rocaille, la perla e anche dopo una rocaille. Ci colleghiamo sempre con la prossima 11. E lo facciamo per tutto il giro. Vediamo dopo. E adesso con l'inserimento dell'ultima perla, come vedete siamo usciti da questa 11, andiamo avanti in queste 3 11 0 e da qui entriamo nella perla da 6 che si trova sopra in queste 2. E usciamo dalla seconda rocaille. Adesso dobbiamo inserire i piconi da 4 e prendiamo una 11, un picono, 11, picono, 11. Ci colleghiamo sempre con la punta. Lo facciamo per tutto il giro. E adesso a questo punto rientriamo nel gruppo e usciamo da questa 11. È la 11 che si trova tra i piconi. Prendiamo un altro picono da 4 e un'altra rocaille. E ci colleghiamo con la perla da 6 sotto. Tirate bene una rocaille, un picono. Ci colleghiamo con questa 11. Tirate sempre bene picono, rocaille. Ci colleghiamo con la perla. Rocaille bicono, ci colleghiamo con la 11 e così finché finisce il giro. Ci vediamo alla fine del giro. Ed ecco come si presenta. E adesso entriamo nel picono da 4, nella 11, nella perla da 6, nella prossima 11. E tra queste 11
Dobbiamo inserire un bicono da 3. Entriamo nella 11, perla da 6, 11 e tirate bene. Io ho la catenina l'ho inserita proprio qui in questo modo tra due qua in questo modo. Vedete? Ci vediamo alla fine del giro. Ed eccolo, ho finito. Mi piace veramente tanto. Una cosa semplice, ma di grande effetto. Poi, una volta indossato, ecco l'altro. Questo è tutto. Grazie a tutti. Ci vediamo presto. Ciao.